partita. Questa dell'8 dicembre è una giornata importante, perché è la nona giornata internazionale contro le grandi opere inutili imposte. Dal 2010 lo celebra il movimento UNAF, ma non solo. Quest'oggi in Italia decine e decine di realtà, quasi tutto il paese, sono scese in piazza a difesa dei territori e a difesa del pianeta, per combattere contro le opere inutili e imposte. È una giornata che ci lega, quindi con un filo rosso, lega questa piazza di Torino, ma con tante tantissime piazze in tutto il paese. Noi speriamo, ecco, sia un inizio. In un'assemblea popolare di poche settimane fa a Benaus abbiamo lanciato tutti insieme, eravamo ecco centinaia, rappresentanza di tanti movimenti da tutto il paese, anche una grande giornata di mobilitazione nazionale che si svolgerà a Roma il 23 marzo. Lo diciamo qui, lo ricorderemo, lo costruiremo insieme nei prossimi mesi, ma memorizziamo questa data. E per mostrarvi ecco quello che è successo in tutta Italia per questa giornata importante, vi stiamo per mandare un video in cui abbiamo raccolto dei contributi da alcune di queste piazze, da Padova, dove si è svolta una grande marcia contro i cambiamenti climatici e per la giustizia ambientale. Un messaggio dal movimento NoTap e un altro messaggio dai non voti siciliani. A tutti gli altri ovviamente lanciamo un grande abbraccio con la promessa di rivederci presto. Ovviamente prima di questo video però io vorrei introdurre un'altra persona che è venuta qui da lontano per portare il saluto della propria città, una città ecco ribelle che è voluta essere qui e c'è sempre stata. Quindi invito qua vicino a me, vice sindaco di Napoli. Voto le donne e gli uomini del movimento NoTap, a tutti voi, ai sindaci della Val di Susa, ai consigli comunali della Val di Susa, l'abbraccio, la vicinanza, la solidarietà, la condivisione del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'intera città. Questo percorso per noi, come per voi, non comincia adesso, solo con questa straordinaria manifestazione. Noi, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, con il nostro sindaco, siamo stati in Val di Susa, vicino alle donne e agli uomini, che con la schiena dritta, con lo sguardo che guarda lontano, con la difesa del loro territorio, con il rispetto per i loro figli, sono in grado di dire sì al bene, sì all'ambiente, sì ad una crescita che guarda agli uomini, no ad uno sfruttamento selvaggio come quello che l'8 dicembre del 2005, 13 anni fa, ha fatto sì che questo grande movimento diventasse immediatamente un movimento nazionale, un movimento che guardava oltre, perché i beni comuni, e i veri beni comuni sono l'aria, il suolo, le piante, l'acqua, cioè ciò che difende la vita di ognuno
chiusi con le leggi del mare d'aiuto, la città ha dichiarato con il suo sindaco il porto di Napoli porto aperto per sempre per tutti. Questa città guarda il popolo a bontà, i due uomini coraggiosi, con la schiena dritta, in grado di guardare al futuro e di costruire un paese. Noi guardiamo a voi. Tutti questi soldi, noi basta.
diciamo basta, noi abbiamo anche noi come categoria, ci piacerebbe lavorare meglio, ma lavorare meglio non nell'emergenza, ma nella salvaguardia, nella previsione, nella prevenzione. Non ci mettono in queste condizioni, abbiamo degli organici a pezzi, vi vedo ultimamente, poi chiudo, non abbiamo assicurazioni contro gli infortuni, quali voglio. Siamo, non siamo angeli, siamo persone comuni, viviamo di stipendio, a noi ci rinnovano dei contratti da fame, andiamo in pensione 62, 63, 64 anni avanti, chiudiamo in emetta. Chissà quanto, esatto, chissà quanto. Paghiamo anche un alto prezzo della nostra vecchiaia, al di là delle cose che succedono, l'ultimo incidente che c'è stato, che ha visto la morte del nostro collega, che è anche fuori servizio, ma comunque siamo sempre in servizio, con un nostro mezzo, grazie per questo bel applauso, per ricordarlo, ma per ricordare anche tante altre vittime nostre del dovere, che mettono a disposizione la propria vita, le proprie famiglie, per poter salvaguardare, noi vorremmo farlo meglio. Ma questo non ci viene concesso da tutti i governi, compreso anche quest'ultimo, che con tante promesse, io ho ricordato ultimamente al ministro Salvini di restituire il Giappone, perché non sta mantenendo le promesse, il nostro ministro dell'interno, di riaprire anche le fasi contrattuali, normative, che ci possono consentire di vivere serenamente e di avere almeno una tutela in caso di infortunio e non di dover vedere proprio il ministero contro il lavoratore che va a salvare il gattino e cadendo si rompe, si crea una piccola invalidità, gli viene negata e gli vengono anche le unità di 2.000 passa euro di spese. Va bene, io ti ringrazio, siamo con voi come Unione Sindacale di Base, vicini, e siamo nella lotta con voi, per quanto è possibile esserlo, andiamo avanti così, la pacchia è finita, se lo ricordino bene questi signori. Grazie. Il 24 novembre, donne da tutta Italia hanno riempito le piazze di Roma, erano più di 200.000, per portare un messaggio forte e rivoluzionario alla legge di tutte e tutte. Quindi invitiamo, ecco qui sul palco, non una di meno, e diamo la parola a Virginia. Grazie. Prendiamo parola come non una di meno, movimento femminista, auto-organizzato, che tutta la sua nascita non ha mai avuto nulla a che fare con partiti politici e che da 3 anni sciopera l'8 marzo in tutto il mondo contro la violenza maschile e la violenza di genere. Non una di meno oggi era in piazza, era in piazza non una di meno Torino, ma sono venute compagne da tutta Italia. Oggi non una di meno era in piazza perché non una di meno è NOTAV. Non una di meno è NOTAV perché riconosce che l'avanzamento di modelli distruttivi per i territori ha impattato con violenza sulle popolazioni e in modo particolare sulle donne che li abitano, perché da sempre più legate all'economia di base non formale, perché più esposte alla crisi e ai tagli al welfare, tradotti in un aumento del lavoro precario, non retribuito e di cura. Le forti connessioni con le comunità che attraversano hanno reso le donne anche la maggior forza resiliente di resistenza, protagonista degli ultimi anni di lotte in tutto il globo, ponendo la liberazione delle donne come imprescindibile per un reale processo di liberazione collettivo. In Valsusa sono state le donne tra le prime ad animare i presidi NOTAV, luoghi di incontro e scambio del movimento, sperimentando e agendo modelli sociali altri che hanno attivato percorsi di soggettivazione e messo in discussione i ruoli prestabiliti, anche all'interno delle proprie comunità. Come non una di meno, riconosciamo nelle donne NOTAV delle compagne di percorso e di lotta. Il movimento NOTAV, infatti, propone da sempre modelli di protagonismo femminile molteplici e proprio nella lotta sono creati spazi di autodeterminazione per le donne. Nelle scorse settimane abbiamo assistito al proliferare di articoli di giornale pessimi in cui il protagonismo femminile delle donne SITAV veniva enfatizzato e descritto esclusivamente con caratteristiche stereotipate che si vorrebbero attribuire a un presunto universo femminile
femmine, caratterizzato da garbatezza, pacatezza, attitudine alla conciliazione e al confronto. Respingiamo al mittente questi beceri tentativi di strumentalizzazione, così come rifiutiamo di farci incappiare in altri paradigmi opposti che possono risultare altrettanto soffocanti e performativi. In quante donne non sarà, siamo senz'altro combattive, forti e determinate, partigiane della terra e del futuro, come ci descriviamo da anni, ma con quali modalità, attraverso quali pratiche e in quali momenti, lo decidiamo sempre noi. Ci vediamo in valle, ci vediamo in piazza allo sciopero femminista dell'8 marzo. Grazie a tutti e tutti. E allora adesso dovremmo essere pronti a mandarvi i contributi che avevamo annunciato dalla marcia climatica di Padova, dal movimento No World e dal No Top. Speriamo, ecco, insomma, funzioni. Oggi, 8 dicembre, siamo in piazza non solo contro la banca, siamo in piazza contro tutte le opere imposte e dannose per il territorio italiano. Siamo in piazza contro un sistema di sviluppo che non punta a migliorare l'Italia, ma punta a distruggerla. Un sistema estrattivista che hanno fatto la repressione delle popolazioni che dovrebbero accogliere le opere. Quindi ci sentiamo di solidarizzare a Torino, in cui i nostri compagni della Valsusa sono in piazza. Ci sentiamo di solidarizzare con la Sicilia, a Miscevi, dove anche i nostri compagni sono in piazza. Ci sentiamo di solidarizzare anche con la manifestazione di Padova. Ci sentiamo di solidarizzare con tutti coloro che sono in lotta.
sono i nostri visi, e sono i visi di persone normali, di persone vere, che sono venuti qua a manifestare non per mettere al centro il loro interesse, ma per mettere al centro l'interesse della collettività, per mettere al centro il bene comune. E questo penso che deve essere per noi motivo di grande orgoglio. E oggi siamo in tanti, tantissimi, e io non voglio fare nessun paragone con la manifestazione del 10 novembre, però guardate, una riflessione la voglio fare. Quella manifestazione è stata paragonata alla marcia dei 40.000 fatta nel 1980. Quella marcia fu una marcia contro le lavoratrici e contro i lavoratori, in particolare contro le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici, e rappresentò la fine rappresentò l'inizio della fine di una grande stagione fatta di uguaglianza, fatta di conquiste, di lotte, fatta in qualche modo di riacquisizione di una democrazia. E noi invece oggi siamo qui perché quella democrazia che è stata negata all'epoca e quell'onda lunga si trascina fino ad oggi, in qualche modo la vogliamo riconquistare. E vedete, le metalmeccaniche e i metalmeccanici sono qui perché in questi anni quell'attacco l'hanno vissuto sulla loro pelle e lo hanno vissuto perché hanno perso purtroppo dei diritti, perché hanno perso la possibilità di decidere sugli accordi che li riguardano, perché non possono votare i contratti, e lo si vede in particolar modo dentro il gruppo Fiat. In questi anni quell'attacco è continuato e quelle lavoratrici e lavoratori non possono più in qualche modo esprimere i loro rappresentanti, farsi in qualche modo rappresentare da chi decidono. E allora questa piazza deve rappresentare in qualche modo un cambiamento, perché vedete, anche qui noi il cambiamento lo vogliamo e vogliamo in qualche modo che quel tunnel non sia costruito, perché oltre a essere inutile e dannoso, quei soldi si possono utilizzare in altri modi e si possono utilizzare per un modello di sviluppo più sostenibile, per fare gli ospedali, per fare le scuole, in qualche modo per migliorare la sanità che sempre di più sta peggiorando, ma anche per creare posti di lavoro e per dare anche più sicurezza nei posti di lavoro. Oggi siamo a pochi giorni dall'anniversario della morte degli operai della Thyssen e sul lavoro si continua a morire e bisognerebbe porre fine a questo disastro. Allora termino con un augurio, guardate. Oggi io penso che noi dobbiamo rappresentare le persone che vogliono cambiare questo paese. Noi lo vogliamo davvero cambiare ed oggi deve essere un giorno simbolico, un giorno che in qualche modo rilancia una battaglia fatta di democrazia, di giustizia, di eguaglianza, di equità, perché ne abbiamo bisogno tutti per il futuro nostro e di quelli che verranno dopo. Grazie. Grazie. Siamo qui Giorgio Cremaschi, notaio della prima ora, che non ha bisogno insomma di altre presentazioni. Grazie a tutte e a tutti. Sono semplicemente felice di essere qui con voi come tante altre volte nel passato e se servirà come tante altre volte domani e dopodomani, che non fermeremo la costruzione dell'inutile treno Torino-Lione. E lo fermeremo! Voglio anche dire che quelli che oggi sulla grande stampa continuano a dire che da un lato c'è lo scontro, che lo scontro oggi qui tra le piazze, tra le due piazze, tra le varie piazze e tra lo sviluppo e il sottosviluppo, hanno ragione. Perché noi che vogliamo case, scuole, ospedali, diritto allo studio, uguaglianza sociale, fine della precarietà, beni pubblici comuni, fine della speculazione, fine del super sfruttamento delle persone e della natura, noi siamo per lo sviluppo, per lo vero sviluppo.
riscatto ai lavoratori, o mangi sta minestra o salti dalla finestra, coloro che pensano che le grandi opere devastanti devono essere fatte per far guadagnare quelli che non sono capaci di creare veri posti di lavoro, quelli, i sit-up, sono il sottosviluppo. Vedete, noi abbiamo una lunga storia di lotta e questa lunga storia di lotta continuerà. E continuerà anche grazie ai loro paragoni che, come qui oggi è stato ricordato, ci hanno dato più forza. Non è un caso che i signori sit-up si siano paragonati alla marcia dei 40.000. Cioè, io la ricordo, perché come altri che hanno i miei capelli, ero in quei giorni a gridare e a piangere ai cancelli della Fiat. I 15.000 crumiri organizzati dalla Fiat, gonfiati in 40.000 dalla stampa di regime, hanno rappresentato il punto di svolta negativo della storia di questo paese. Sono stati l'inizio della distruzione dei diritti sociali, dello Stato sociale, del diritto allo studio, del diritto al lavoro. Se l'Italia oggi è un'Italia ingiusta, è anche colpa della marcia dei 40.000. Ed è quindi per questo che noi siamo fieri anche di esserci contrapposti a questa ridicola caricatura, perché, come scriveva Marx, la storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. La piazza del 10 novembre era una replica farsesca della marcia dei 40.000. Perché quella marcia voleva semplicemente, è stata, è vero, a nostro danno, a nostro dolore, una svolta negativa nella storia di questo paese. Le forze che sono scese in piazza, e diciamolo chi erano, perché non vergogniamoci di dirlo: la Confindustria, il PD, la Lega, Casa Pound, la CIS. Queste sono le forze che sono scese in piazza per continuare la marcia dei 40.000. E allora volevano cambiare il peggio, oggi vogliono continuare col peggio. Quindi noi oggi facciamo un servizio non solo a tutti coloro che lottano per l'ambiente e per la natura, o a tutti coloro che vogliono un altro modello di sviluppo. Noi oggi, qui in piazza, risolleviamo la bandiera della dignità del lavoro, perché purtroppo la marcia dei 40.000 di allora non ha avuto replica, mentre oggi qui noi a quella ridicola replica siamo in grado di replicare e di dire: andiamo avanti, andiamo e andremo avanti. E lasciatemi dire un'ultima cosa: è stato citato spesso qui una legge infame che sta celebrando quell'indegno ministro degli interni che si chiama Matteo Salvini, in queste ore in un'altra piazza. Il decreto che ha il suo nome, che distrugge diritti e libertà, che abbandona le persone, che perseguita i migranti, ed è bene ricordarlo a tanti, anche a coloro che si dichiarano votando, ma in Parlamento l'hanno votato, che dà 6 o 12 anni di galera a chi fa le manifestazioni e i blocchi stradali per difendere i suoi diritti. Ebbene, io però voglio aggiungere una cosa, voglio ricordare, perché ho avuto l'onore di essere con molti notab quando abbiamo tagliato le reti, quando abbiamo manifestato, ho avuto l'onore di essere considerato dal movimento notab, e lo ringrazio di questo, uno di loro, uno di voi. Ebbene, io ricordo che tutte le porcherie giudiziarie,
tutte le vergogne poliziesche, tutte le feroci contro le persone qui in Valle Susa sono state sperimentate contro il movimento Rotav, che ha resistito e resiste a una repressione poliziesca che dura da più di 20 anni. Per questo dico, se dobbiamo condannare decreto Salvini, leggi di polizia, se ci sentiamo vicini in questo momento ai gilet gialli che in Francia lottano contro il liberismo di Macron e contro la sua repressione poliziesca, però abbiamo imparato dall'esperienza della Valle Susa e della lotta e della tenacia di questa lotta che la repressione alla fine non vince mai, perché noi siamo più forti. Ora è sempre lontano. Grazie compagni e compagni. Ok, grazie. Ci sono ancora parecchi interventi, quindi chiudiamo direttamente. Qui a parlare Vincenzo Migliucci della Confederazione Covas. Ciao a tutti e a tutti, noi siamo straordinariamente felici di aver contribuito insieme a tutto il sindacalismo di base a questa splendida, enorme manifestazione di popolo, quella manifestazione che oggi dovrebbe comprendere coloro i quali qui stavano in piazza il 10 novembre a osannarsi, a dire che quell'opera fondamentale, quell'opera che la popolazione della Val Susa e noi tutti in Italia rifiutiamo. Questo è importante. Pensate i numeri che hanno sbandierato da tutte le parti, che i paragoni che hanno fatto. E oggi questo popolo che cos'è? È un'enormità, un'infinità. Pensate che oggi il parallelo sembra che la storia si ripeta. Salvini viene a Roma, quel Salvini che ha voluto dire nelle ultime 48 ore io sarò sempre citato. Io sarò sempre Zitab. Oggi erano meno di 20.000 persone, perché pure i numeri contano. Nonostante lui è il ministro degli interni, nonostante ha portato i treni gratis, questa è la storia che si ripete, una storia che fa sì che la valle, che ha insegnato a tutti noi quel criterio di democrazia e che ce lo insegnerà ancora di più nel proseguio, in virtù del fatto che quell'opera non solo è dannosa perché riempie le tasche dei soliti padronacci, non solo non la vogliamo perché contribuisce allo sperpero di risorse che tutto il pianeta ormai verifica la propria autodistruzione, l'autodistruzione che ne fanno i padroni innanzitutto, coloro i quali sperperano le risorse del nostro pianeta. Allora noi abbiamo un altro compito, un compito importante che oggi nella giornata dell'8 di dicembre, la giornata mondiale contro le opere imposte, ci indica una strada comune. La strada comune ai NOTAV, ai NOTAP, ai NOTRIP, ai NOMUOS, a tutti coloro i quali resistono nel proprio territorio per indicare una strada alternativa che vede le grandi opere buttate a mare, che impone dal basso quello che è la necessità per un paese, per una popolazione. E allora lavoriamoci, non disperdiamo questa importante giornata, facciamo sì che quel coordinamento che sta nascendo, che quella battaglia contro il decreto Salvini, che questa battaglia contro un governo di natura reazionaria e oscurantista abbia un proseguio. È stato già indicato qui l'indicazione e di trovarci tutti a Roma il 23 marzo, lavorarci affinché la Valle, la Melendugno, le popolazioni abruzzesi, quelle siciliane arrivano a Roma e pongono a questo governo un opt-out. Ora smettete con le grandi opere o sarà rivolta generale. Arrivederci a Roma il 23 marzo. Grazie Vincenzo, siamo qui ad intervenire Mario per questo Buongiorno, buonasera. Un saluto a tutto e a tutti qui dal palco di questa piazza che è finalmente piena, perché non era andata così recentemente, anche se è stata dipinta in questo modo. Io sono qui
per farla breve, per ricordare una cosa gravissima che è stata cancellata dalla storia e che solo i notab si ricordano. E quindi magari per qualcuno non è una grossa novità, ma per tanti altri sì, perché è stata messa una pietra tombale su questo episodio terribile che apre la storia dei notab, ed è la morte di Sole e di Baleno, due anarchici che occupavano la casa di Collegno, due anarchici che occupavano le case come tanti, ci sono ancora le case occupate, hanno cercato di farle fuori ma non ci sono riusciti, adesso vediamo se ci riesce il nuovo ministro dell'interno, vedremo. Le premesse sono buonissime, però noi siamo ancora qui, è una storia di 20 anni fa, esattamente 20 anni fa. Sole e Silvano e Baleno, occupanti della casa di Collegno, venivano portati via dalla loro casa, accusati di cose gravissime, di reati gravissimi, di terrorismo, eccetera, per cercare di, da una parte, colpire il movimento delle occupazioni, che era sempre più forte, ma dall'altra, viste le accuse, che erano le accuse di sabotaggio, erano le accuse di aver fatto delle cose contro le prime trivelle, le prime trivellazioni notav, si cercava di colpire anticipatamente, giocando d'anticipo, il movimento notav che cercava di le sue prime uscite, le sue prime manifestazioni, le prime migliaia di persone in piazza cominciavano ad uscire e cominciava a impensierire anche il movimento notav. Quindi la repressione di Stato ha cercato di prendere due piccioni con una fava, cioè distruggere il movimento delle case occupate, degli squat, e dall'altra parte intimorire, terrificare il movimento notav che cominciava con le sue manifestazioni con un esempio spaventoso, con due morti in carcere, due persone seppellite di accuse che poi sarebbero poi crollate miseramente persino al processo. Era evidente che era tutto falso, ma persino al processo della giustizia, o meglio ancora dell'ingiustizia di Stato, queste cose sono crollate, sono franate. Però intanto Sole e Baleno erano già morti. E quindi adesso, da questo momento, dopo che sono stati premiati gli esecutori, perché lo Stato premia sempre i suoi esecutori, il PM, gli indagatori, eccetera, eccetera, i ROS dei carabinieri, la polizia politica, sono stati tutti premiati, hanno fatto tutti carriera, come quelli che erano nella stanza insieme a Pinelli, hanno fatto tutti un carrierone, perché lo Stato premia sempre i suoi killer. E quindi, dopo questo momento, i media hanno calato la pietra tombale su Sole e Baleno e vogliono che non se ne parli più. E allora io sono venuto su questo palco solo per questo, per ricordare due nostri compagni, amici, che sono morti seppelliti da accuse false perché erano accusati di essere fra i notav, di essere già notav, di aver fatto dei sabotaggi notav, quei sabotaggi che poi abbiamo fatto tutti insieme per anni, tranquillamente, e ce li rivendichiamo e siamo pronti a rifare. Quindi hanno cercato di distruggere il movimento delle case occupate, non ci sono riusciti. Hanno cercato di distruggere il movimento notav con lo stesso sistema, con la criminalizzazione, con i processi fatti, con le accuse di terrorismo, proprio come hanno fatto con Sole e Baleno, ma gli è di nuovo crollato tutto quanto. Non gli è riuscito a distruggere gli squat, non gli è riuscito neanche a distruggere il movimento notav. Siamo ancora qui e andiamo avanti abbastanza bene, come si vede da questa piazza. Ciao a tutti. Allora, ci siamo, siete presi bene? Bene, adesso è con piacere che chiamo un artista a fare un intervento. Militantare gli assalti frontali, qui c'è sempre stato a sostenere la lotta notav, con le scelte degli arresti, in una serata, ha preso aereo con la sua a cambiare per chiedere del progetto. Un abbraccio. Grazie a tutti quanti, grazie. Siamo venuti da Roma qua, insieme a tutti noi, una bellissima festa, una bellissima manifestazione.
sapete che è sempre importante lottare e cantare. Se tutti quanti insieme, io ci sono, dite io ci sono. Sì, ci siamo, dite sì, ci siamo. Più forte, vogliamo sentire la piazza che canta con un solo cuore, con una sola voce. Se io dico, se io dico no, voi tutti dite tab, no, 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 no. Se io dico no, più forte dite tab, no, 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 no. Se così ci siamo, se tutti su, tutta la mano sopra, su, al cielo, tutti quanti insieme, perché lo sapete bene che su, finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà, siamo tutti, siamo bravi, siamo fianco a fianco, siamo in lotta, portando questa banda in alto, finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà, siamo tutti, siamo bravi, siamo fianco a fianco, siamo in lotta, portando questa banda in alto. Su, 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 su. Adesso vi andiamo a fare piazza Castello, cambiateci in base lì dal camion che si sono distratti. Adesso vi vogliamo cantare una canzone che racconta della lotta della natura a Roma. Sapete che nel cuore di Roma la natura si è ribellata, come si ribella la natura qua, ed è il lago che combatte, che è uscito fuori da sottoterra e preso il suo spazio contro tutti gli infami palazzinari, tutti i politici che ci vogliono soffocare con il loro cemento. Ma la natura è più forte, su, yeah! Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro amaro, è tutto male, fatta a Roma, adesso è radicale, è il funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo l'uomo del nostro lago naturale, su, scava, nella notte brava, hai trovato l'acqua più 10.000 piante, la popolo proviscina che non ha mai fine, sono sotto di bambine, come le spine, scava, e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, il lago della metropoli, della miseria, qui c'era una fabbrica di fitta seta, la discosa, c'era il capitalismo, l'area gigantesca, ci lavoravano romani, padri, e di scolaresca, oppure che pensava morti tua, vita mia, la vita l'ho trovato che è arrivato, il lago della spia, le vacanze, le le vacanze, il